giunti alla quinta edizione appunto perché ci è stata data fiducia, una fiducia che spero sia ben riposta, anche perché ci sono due obiettivi fondamentali, quello di far conoscere la storia di questa comunità a coloro che fanno parte della comunità vastese, l'altra è quella anche di stimolare l'amministrazione a tutelare alcune tombe che sono storiche, quindi ormai fanno parte del patrimonio collettivo della comunità e non hanno spesso dei proprietari, non hanno degli eredi che si curino di queste tombe, per cui deve essere il comune stesso a prendere in carico, dichiararle di interesse collettivo o di interesse comunitario e allo stesso tempo quindi provvedere alla manutenzione. Alcune tombe in effetti sono in pessimo stato di conservazione, sono molto degradate e corrono dei seri rischi proprio per la loro conservazione. Teniamo conto che alcune tombe sono anche delle opere d'arte, oltre a rappresentare importanti momenti e dati per la ricostruzione storica della nostra città. Non è un caso che ogni anno le persone che partecipano a questa manifestazione, il numero di queste persone aumenta. Aumenta anche notevolmente, tant'è vero che abbiamo problemi adesso proprio a rendere fruibile la visita, appunto per il numero piuttosto consistente delle persone e anche degli spazi piuttosto esigui che giustamente sono esigui perché appartengono a una visita solitaria del cimitero. Storia della città ed è praticamente un vero bene culturale perché è proprio sepolcro, vuol dire l'equivalente di monumento, ed è proprio la storia da questo punto di vista monumentale, cioè dove sono rimasti i resti delle tombe ottocentesche. Perché il lavoro un po' che è stato fatto è quello di fare vedere nelle tombe attuali totalmente diverse rispetto al passato, che sono state modificate, abbiamo cercato di ricostruire i personaggi che in quelle tombe erano stati sepolti. Diciamo che è un lavoro che funziona tra archivio e luogo fisico, perché grazie all'archivio noi riusciamo a capire, ecco, proprio la storia, ma soprattutto gli anni in cui sono stati sepolti. E dato che questo cimitero viene inaugurato il 21 febbraio del 1844, costituisce uno dei più antichi cimiteri d'Abruzzo. Dunque, almeno da questo punto di vista, far capire il modo in cui si tumulava, il modo in cui si inumava, il modo in cui praticamente si restituiva la memoria ai posteri. Ecco allora, diciamo, è l'immagine della città, e l'immagine della città, ovviamente l'immagine capovolta della città, ed è diciamo, quella che in effetti testimonia fisicamente le personalità che l'hanno attraversata.